Allora, da un commento sui video, anzi da più di uno, mi sono accorto in effetti che nell'indice poderoso delle video lezioni in cui quasi ogni argomento è toccato, per quanto riguarda lo studio di funzioni, ci sono varie indicazioni un po' sparpagliate tra limiti, derivate, eccetera, diciamo sotto varie tematiche, ma non c'è mai uno studio di funzione completo. Anche perché cosa è successo? Che io poi gli studi di funzione completo li facevo in classe gli ultimi mesi prima dell'esame e non c'era bisogno che li guardassero sulle video lezioni. Non era. Adesso invece, visto che c'è richiesta, poi tra l'altro siamo giusto in stagione, fra 2 mesi c'è l'esame di maturità, quindi andrà bene a quelli dello scientifico che fanno l'ultima ripassata o anche agli altri ordini di scuola, ho preparato 7 funzioni di esempio, sulle quali fare lo studio di funzione come l'ho proposto, organizzato con la famosa invenzione inca, che potete vedere se non ci avete fatto ancora caso alla video lezione FUNZ A2, dove si parla di una curiosa coppia di parole facili da ricordare che in realtà servono come promemoria per ricordarsi tutti i vari passi di questo studio funzione. Le parole, se vi ricordate, sono Calais, che è la cittadina da cui partono ancora adesso i traghetti per l'Inghilterra. Adesso c'è la galleria, la gente va in aereo, però ci sono ancora dei traghetti giornalieri per che cosa? Per l'altra cittadina britannica, la cittadina britannica è, diciamo, equivalente, che è Dover. Poi ci sono anche traghetti da Folkestone, da altre parti. Comunque la coppia tipica di città portuali che uniscono i due capi della Manica sono Calais e Dover. Ora, Calais, ogni lettera mi dice cosa devo fare fino a un certo punto dello studio di funzione. Quando passo le derivate, con la D, la O, la V, eccetera, vado avanti su altri passi dello studio. È una cosa curiosa che torna utile, mi è piaciuta molto. L'ho tirata fuori quando ero una decina d'anni fa ancora, forse. Ero in un liceo artistico, sì, lì fare lo studio di funzioni era una cosa che bisogna prenderla sul ridere, renderlo molto divertente perché non era, diciamo, non erano il tipo di persone adatte a questa matematica già un po' avanzata. Per lo scientifico non c'è problema, loro hanno tutte le loro tecniche. Comunque io sono da una dozzina d'anni che vado avanti a fare lo studio di funzioni secondo questi passi e qui ci sarà l'esempio su queste 7 magnifiche funzioni. Cominciando dalla prima, che è una funzione banalissima, perché è semplicemente un polinomio, una cubica, per la quale, dunque, cosa succede? La funzione può essere scritta o in quel modo lì, oppure la si può scrivere raccogliendo sopra, raccolgo gli squadro fra i primi due termini e ottengo gli squadro avanza una x e qui c'è un meno 1, poi c'è meno, raccolgo il meno in modo da avere meno meno 1, dopodiché riconosco questo x meno 1, c'è cioè in entrambi i casi, quindi x meno 1 lo raccolgo e ho x al quadrato meno 1, il quale però volendo, questo si sviluppa, no? È una differenza di quadrati, può svilupparsi in somma per differenza. Quindi questo qui può diventare x più 1 per x meno 1, giusto? Ma se ho questa roba qua, moltiplicato questo, vedete che di fattori x meno 1 ce n'è 2. Quindi c'è praticamente la possibilità di mettere x meno 1 al quadrato per x più 1. La differenza fra questo prodotto e questo è che qui ho due binomi di primo grado.
uno è messo al quadrato, ma il loro contenuto, la loro base è di primo grado. Lì invece ce n'è uno di primo, uno di secondo, può essere più antipatico quando si fanno equazioni o cose varie. Allora la funzione io la scrivo in questa maniera qua, oppure in questa, a seconda delle convenienze, una forma oppure l'altra. Allora, su Calais partiamo da la C. La C è indica il CE, il campo di esistenza, che i matematici, come termine tecnico, indicano come dominio, però io non uso la parola dominio perché mi sballerebbe la serie di sigle. Uso campo di esistenza, che intanto vuole dire chiaramente dov'è che la funzione esiste e dove eventualmente invece non può esistere. Di qui c'è un'altra sigletta che vedremo più avanti, comunque. Per individuare le varie cose da controllare, bisogna controllare i denominatori, bisogna controllare se ci sono radici pari, se ci sono logaritmi, cose varie. Qui non c'è niente di tutto questo, ci sono semplicemente delle potenze di x che non hanno limitazioni, e quindi il campo di esistenza si può indicare come, non so, sempre verificato, SV, cioè la funzione c'è sempre, oppure un'altra maniera è dire che x è compreso tra meno infinito e più infinito. Che cosa x? La x del campo di esistenza. Poi c'è chi mette per qualsiasi x appartenente ad R, tutto va bene, basta indicare che la funzione non ha limitazioni. Non ha limitazioni e di conseguenza non esistono, la prima A di Calais, non esistono gli asintoti verticali. Gli asintoti verticali, asintoti verticali salterebbero fuori se ci fosse un denominatore, se ci fosse un logaritmo, in varie condizioni. Qui non ci sono, quindi gli asintoti verticali posso chiaramente dire nessuno, non ci sono asintoti verticali. Nessun asintoto verticale. Terza lettera di Calais, la L. La L, che mi sono inventato, sta per limiti del campo di esistenza, limiti del CE, perché una delle tante cose io la faccio a questo punto dello studio è vedere poi nei confini, nei limiti del campo di esistenza della funzione, cosa succede alla funzione. Per esempio, se ci fosse come limite che c'è un asintoto, cosa succede se mi avvicino a quell'asintoto? Qui il problema di per sé non c'è, nel senso che, no, in realtà sì, i limiti ci sono, nel senso che anche nel caso come questo, che io non ho limitazioni, la funzione esiste comunque, io devo comunque provare cosa succede al meno infinito e al più infinito, perché quelli comunque, l'infinità, sono comunque delle specie di confini della funzione, oltre la quale la funzione non può andare. Quindi bisogna fare il limite per x tendente a infinito, poi vedremo se c'è bisogno di distinguere il meno dal più, no? Della funzione, limite della y, e pigliamo questo caso qua, guarda, questo con l'x meno 1 al quadrato che moltiplica l'x più 1. Questa funzione qua, quando vado a infinito, che cosa fa? Qui è un infinito per un infinito, non c'è problemi, non c'è forme indeterminate, questa roba qua fa chiaramente infinito. Il problema è se ho il più o se ho il meno. Allora, immaginiamo di avere il più infinito, tanto questo qui non mi cambia il segno, è al quadrato, verrà sempre positivo. Questo, se l'infinito è positivo, diventa un infinito positivo e quindi mi garantisce il più. Se ho invece il meno, quando l'infinito è qui dentro, anche se negativo al quadrato, viene un infinito positivo. Qui però abbiamo indicato come un infinito negativo, perché il più uno non può fare niente, poverino, e quindi è meno. Questo significa che quando vado verso il più infinito, la funzione va su di qua. Poi in che maniera vada lo si vede dopo, però diverge all'infinito positivo. Quando invece vado all'infinito negativo, vado indietro ai numeri negativi, va a meno infinito, quindi altra freccia per indicare questa tendenza. Altri limiti del campo di esistenza non ci sono, si può passare al passo successivo, che è quello
cui responso dipende da cosa abbiamo trovato qua, cioè quella degli asintoti orizzontali. Asintoti orizzontali. Questi vengono fuori se la funzione all'infinito o da una parte o dall'altra si stabilizza un certo valore, un valore finito però, meno 1, più 5, quello che è, ma un lavoro non infinito come nel nostro caso. Se non avviene questa stabilizzazione, la asintota potenziale non c'è. E quindi qui, avendo trovato questo risultato, noi mettiamo di nuovo anche qui, come per i verticali, nessun asintoto orizzontale. E siamo, dopo la seconda A, siamo alla I. Che cos'è la I? La I è l'intersezione con gli assi. Bisogna trovare in questa funzione che adesso io mi devo riscrivere, sennò poi non me la trovo più, y uguale x meno 1 al quadrato per x più 1, mi devo trovare cosa, che intersezioni ci sono con gli assi x e y. Quindi intersezione assi, ci sono due possibilità. L'asse y è quello più scusate, facciamo fare in nero solo il titolo in rosso. L'asse y è quello più semplice, perché per trovare dove o se la funzione interseca l'asse y devo semplicemente prendere la funzione e metterci il valore della x a 0, cioè vado a vedere qui cosa succede, facilissimo. Quindi x uguale a 0, conseguenza, mettiamo 0 qua, cosa succede? Meno 1 al quadrato fa più 1, per 1 fa 1, quindi y uguale a 1. Chiamiamolo punto A, è il primo che troviamo, o no H, è l'altezza dell'intersezione con l'asse verticale. Si trova, immaginando di avere come unità di misura, quanto ci mettiamo perché ci stia tutto, dunque sì, si può prendere un'unità abbastanza grossa. Allora prendiamo come unità di misura questa in orizzontale, in verticale così, e allora qui ad altezza y uguale a 1 io ho la mia il mio punto, la mia intersezione con l'asse verticale, il mio punto A. Per l'asse x è un po' più complicata la cosa. Per l'asse x, come posso vedere quando la funzione interseca l'asse x? Lì bisogna prendere la funzione uguale alla 0, vedere quando il suo valore, la sua altezza, positiva, negativa, quello che è, si mette a 0. Bisogna fare un'equazione. Prima era solo questione di sostituire un valore e calcolare. Qui c'è un'equazione da fare. Praticamente sono al contrario, per trovare l'asse y metto x uguale a 0, per trovare l'asse x ho bisogno di trovare quando l'y è uguale a 0, e questo implica prendermi la mia funzioncina, quindi x meno 1 al quadrato x più 1, ed eguagliarla a 0. Quando c'è un prodotto di due cose, o è uguale a 0 il primo o è uguale a 0 il secondo, giusto? Questa ti porta a, il quadrato non mi serve, perché se questo affare al quadrato deve essere 0, semplicemente deve essere 0 quello che c'è dentro. Quindi questo mi porta a un x meno 1 uguale a 0, ovvero una prima soluzione x1 uguale a 1 positivo, meno 1 portato di là, fa 1. Qui portato di là, il caso successivo invece è meno 1. Questi chiamiamoli punti A e B, ok? Punto A e punto B. Dove si trova A? In x uguale a 1. Qua dentro c'è il punto A. Vediamo come disegnarlo, forse così. Ok. E invece nel meno 1, che è dall'altra parte, meno 1 è il punto B. Ok? E siamo arrivati all'ultima lettera di Calè, che è la S. Che cos'è già la S? Il segno. Bisogna studiare il segno della funzione per vedere quando è positiva, quando è negativa. Quindi ultima tappa della prima parte del Calè, dello studio funzioni, è quella del segno. Il segno significa prendere la funzione e vedere quando è
maggiore di 0, ma la funzione è questa espressione qua, quindi io prendo l'x meno 1 al quadrato, x più 1 e lo eguaglio a 0. Scusate, metto maggiore di 0, scusate. A differenza dell'equazione, qui ci sono altre considerazioni che vanno fatte. Per esempio, questo termine qua è al quadrato, quindi è sempre positivo. Quindi questo termine qua non cambia il segno della funzione. Si può trascurare, cioè posso tirare una bella riga e dire adesso mi concentro solo su questo fattore. Il segno di questo fattore mi darà il segno di tutta la funzione. E questa è una disequazione facilissima di primo grado che è fatta così, porto di là il più 1 diventa meno 1. X maggiore di meno 1 vuol dire che io tiro una bella riga verticale in corrispondenza del meno 1. Per esempio, meno 1 si trova dove c'è il B, no? Per esempio, qui io tiro questa riga così sopra e così sotto. Poi dico, quando x è maggiore di meno 1, quando sono di qua, la funzione è positiva. E allora cosa faccio? Per ricordarmi quando faccio quel grafico, per schematizzare il disegno, io cancello la parte sotto. Se la funzione è positiva, qui non c'è mai, giusto? Quindi si tirano tante belle righette, tipo proprio cancellazione della zona, perché so che la funzione in questa zona è positiva. Al contrario, se sono dall'altra parte, la funzione è negativa, è sotto, e allora io cancello la parte sopra, chiaro? È un po' al contrario, ma è logico, giusto? E qui abbiamo finito la prima parte, quindi la parte di studio di funzioni che io memorizzo passo dopo passo con le lettere del nome Calais, la cittadina francese sulla Manica. Adesso ho suonato, quindi fra un po' arriviamo al giga di memoria e si perdono 5 secondi o forse meno, comunque fastidioso, di registrazione. Allora smetto e faccio la parte di Dova nella come si dice, nella video lezione successiva. Vai. Ed eccoci alla seconda parte. Come dico spesso scherzando, attraversiamo la Manica e da Calais andiamo a Dover. Dover sta per di derivate, già, perché qui bisogna fare non una ma due derivate. Nello studio di funzione servono tutte e due. Pigliamo delle due possibili versioni della funzione, pigliamo quella che è più facile da derivare, che è quella in cui la funzione è sotto forma di un polinomio di terzo grado, quindi la y' chiaramente è derivata di x3 che fa 3x2 meno derivata di x2 che è 2x meno derivata di x che è 1 più 1 derivata fa 0, non lo scrivo neanche. Questo qui è un polinomietto, un trinomio di secondo grado. Vale la pena di vedere se riusciamo a metterlo in forma raccolta in fattore, scomporlo. Quindi facciamo due conti subito. Allora, il delta ridotto, il delta tagliato sarebbe, qui facciamo il conto, a uguale a 3, b uguale a meno 2, c uguale a meno 1 e il b tagliato, la metà di b è meno 1. Quindi c'è da fare il b tagliato al quadrato meno ac, che significa meno 1 al quadrato fa 1, meno a che è 3 per c che è per meno 1. Quindi sarebbe meno 3 e quindi meno e meno fa più, 1 più 3 è 4 e 4 sapete è il quadrato di 2. Perché ci serve sapere che è il quadrato di 2? Perché quando dobbiamo trovare le x1 2, i due valori delle soluzioni dell'equazione associata, abbiamo meno b tagliato più o meno la radice del delta ridotto e quindi fratto a. E quindi che cosa succede? Che il meno b tagliato è meno 1, meno b tagliato è più 1 e
Se il delta tagliato è 2 al quadrato, la sua radice è 2, semplicemente, fratto 3. Qui abbiamo due possibilità, con il più 1 più 2, 3 fratto 3 fa 1, e con il meno 1 meno 2 fa meno 1, quindi viene meno un terzo. Meno un terzo. Quindi cosa succede? Succede che per la formuletta della scomposizione del trinomio di secondo grado che ha per x meno x1 che moltiplica x meno x2, ovviamente a è 3, x meno x1 abbiamo detto che è 1 e x2 è meno un terzo. Meno un terzo vuol dire che questo meno diventa un x più un terzo. Ovviamente utilizziamo questo 3 che c'è davanti per moltiplicarlo, non per il primo ma per il secondo binomio, quindi fare 3 per x e 3 per un terzo, in modo che l'un terzo va via, che le frazioni danno sempre fastidio. Quindi abbiamo x meno 1 e poi 3x più 1. Facciamo la prova, giusto per essere sicuri e non accorgersi poi dopo di mettere gli errinca, facciamo la verifica di questa scomposizione. X per 3x fa 3x al quadrato, poi x per 1 fa x, meno 1 per 3x fa meno 3x, e meno 1 per 1 fa meno 1. Questi due messi assieme fanno meno 2x, il meno 1 c'è, il 3x al quadrato c'è. Quindi scriviamo questa bella scomposizione qua e siamo sicuri che funziona. Ok, questa è la nostra derivata in forma raccolta in fattori, in forma di prodotto di binomi. Dopodiché bisogna fare la derivata seconda, serve anche quella. Quindi cosa succede? Allora, qui togliamo sto cale che non c'entra niente e mettiamoci il titolo, che derivate, ed è la D di dove? Y' y secondo. Ovviamente conviene di nuovo utilizzare la versione a polinomio, perché si fa prima derivare. 3x quadro fa 6x, meno 2x fa meno 2, che raccogliendo il 2 è 3x meno 1, giusto? Passiamo alla O di dove. O sta per oscillazioni, cioè andare a vedere come sale, come scende la funzione e come si incurva anche. Quindi, due cose da vedere: la y' maggiore di 0, quindi vedere quando la funzione sale e conseguentemente scende negli altri intervalli, e la derivata seconda maggiore di 0, che è quella che ci dà la concavità verso l'alto o verso il basso. Dunque, cominciamo. Qui conviene fare che passare di qua. Vediamo cosa c'è ancora qui. Possiamo toglierla. Questa non serve più. È la funzione. Allora, la prima cosa che vedi con le oscillazioni è quella che chiamo max min, massimo e minimo. In realtà ci possono essere anche i flessi orizzontali. Il termine più completo sarebbe punti stazionari, dove la funzione né sale né scende. Max min si trovano facendo l'y' maggiore di 0, e l'y' abbiamo visto che vale, presa nella versione più facile da utilizzare in questo caso, che è x meno 1, è 3x più 1. Quindi x meno 1, 3x più 1, maggiore di 0. Un prodotto di binomi, quando è che è positivo? Beh, bisogna esaminare ciascun binomio, quindi esaminare l'x meno 1 maggiore di 0 e il 3x più 1 maggiore di 0. Questo, portando il meno 1 di là, ci porta a x maggiore di più 1. Questo, portando il più 1 di là, fa meno 1, portando il 3 che è un fattore, va a finire sotto, meno un terzo. Allora, il risultato è che primo binomio, se qui c'è l'1, funziona da
l'1 in poi. Il secondo binomio, se il meno un terzo è qua, ovviamente più a sinistra, funziona da qui in poi. Il risultato complessivo del segno del maggiore di 0 è quando i segni sono concordi, quindi meno per meno qui il segno è positivo, meno per più qui è negativo e da qui di nuovo positivo. Quindi la risposta, diciamo, grafica è questa, la risposta algebrica è x minore di meno un terzo, prima possibilità, vel x maggiore di 1. E questo, se io lo riporto qua, se io mi faccio un grafichetto e dico questo era un meno 1, no? Il meno un terzo sarà qua. Meno un terzo, segniamolo qua. Meno un a. Meno un terzo. Fino a meno un terzo, quindi qua, la derivata è positiva, quindi la funzione sale. Poi fino all'1, e quindi qua, fino all'1 è negativa la derivata, quindi la funzione scende. E poi dall'1 in poi di nuovo sale. Quindi questo è, diciamo, questo grafico qua riportato in corrispondenza col nostro grafico per far vedere cosa succede. Quindi qua ci aspettiamo la funzione salga, il che è possibile. Qui inverte la tendenza e comincia a scendere fino al punto 1 dove risale. Tra l'altro il punto 1 è un punto di contatto della funzione con l'asse delle x, vuol dire che lì c'è proprio evidentemente un minimo, no? Qui scende per poi salire. Boh. La derivata seconda serve per vedere quello che possiamo abbreviare con la sigla flex, sarebbero i flessi, i punti di inflessione, cioè i punti in cui la concavità, che è diciamo legata al valore della derivata seconda, quella concavità da positiva passa a negativa. La disequazione y secondo maggiore di 0 significa prendere questo 2 che moltiplica 3x meno 1, 2 che moltiplica 3x meno 1 maggiore di 0. Il 2 possiamo togliercelo, che è sempre positivo, non fa problemi. L'unica cosa è che sia questo 3x meno 1 maggiore di 0, portiamo di là il meno 1 che diventa più 1, portiamo di là il 3 che è un fattore, quindi va a finire al denominatore un terzo, x maggiore di un terzo. Non sto a fare qui il grafico, la risposta è questa. Andiamola a fare qui il grafico. Qui c'è un terzo, non meno un terzo, quindi siamo qua più o meno, qui c'è un terzo. Un terzo si trova più o meno qui e quando x è maggiore di un terzo la concavità, la derivata seconda, quindi la concavità è positiva. Positiva vuol dire che c'è il cucchiaio in questo senso. Prima del terzo la concavità è negativa e il cucchiaio sta girato in giù. Ok? E abbiamo fatto come si dice, la O di oscillazione, cioè hai capito come va su e giù la funzione, come incurvata, eccetera. Bisogna ancora capire dove si trova in questi punti in cui cambia la pendenza o la concavità. Ed è questo il punto della V di Dover. Bravo, scusate. Eccolo, la V di Dover sta per valori. Andiamo a vedere i valori di questi punti in cui la pendenza e concavità oscillano, cambiano, eccetera, eccetera. Qui non è che c'è molto spazio, vediamo un po' cosa si può fare. Si può fare che facciamo altri calcoli e pigliamo altro spazio. Nella storia dei valori dobbiamo trovare, vabbè, qui a meno un terzo, quanto vale la y di meno un terzo?
la Y che a questo punto pigliamo la versione più facile della funzione che è quella fattorizzata. Questo x meno 1 al quadrato è x più 1. Allora, x e quindi meno un terzo meno 1 al quadrato per x più 1, quindi meno un terzo più 1. Meno un terzo è meno 1 sarebbero meno 3 terzi, fa meno 4 terzi, ok? Che poi al quadrato andrà a segno più. E meno un terzo più 1, 3 meno 1 sono 2 terzi, ok? Quindi, anzi, facciamolo qua. Meno 4 terzi al quadrato fa 16 noni, che va moltiplicato per i 2 terzi. Alla fine della fiera, questa roba qua mi fa 16 per 2, 32, fratto 9 per 3, 27. 32 ventisettesimi, per disegnarlo, quello il valore esatto lo teniamo, però per disegnarlo vediamo quanto vale all'incirca. Sono circa 1,2, quindi questa roba qua è circa 1,2. Stiamo parlando del punto meno un terzo in cui a 1,2, quindi qui, rosso, c'è un punto stazionario, perché qui stiamo parlando di punti con pendenza che passa da positiva a negativa, quindi pendenza 0. Punto stazionario è un massimo. A, B, C, chiamiamolo C. L'altro è questo qui, che si può verificare. No, l'avevi già calcolato. Il punto in cui cambia di nuovo la pendenza, la derivata, qui ho dimenticato di segnare che sale di nuovo, è il punto già calcolato perché è venuto fuori nell'intersezione degli assi in cui la y fa 0. Se noi facessimo la y di 1 ci verrebbe 0, anche perché abbiamo qui cos'è? Un x meno 1 fa 0 primo termine. Invece ci serve sapere a questo punto cosa succede nel cambio di derivata seconda, nel cambio di concavità, dove la y secondo cambia a un terzo. Allora calcoliamo la y di un terzo. Si copia questa roba qua con il segno più, un terzo meno 1 al quadrato, un terzo più 1, questo fa un terzo meno 1 fa meno 2 terzi al quadrato, e un terzo più 1 fa 4 terzi. Questa roba fa 4 noni per 4 terzi, che vuol dire 16 ventisettesimi. Sarebbe la metà di questo, quindi circa 0,6. Dove si trova questo 0,6? 0,6 è il punto con coordinata 1 terzo, che è questo, ad altezza 0,6, quindi più o meno qua, che chiamiamo F, perché questo qui è il flesso, cambia, si inflette la curva e cambia concavità. Mizzica, qua siamo al pelo, stiamo mangiandoci tutto il tempo. Cosa serve ancora? La derivata di quel punto, per vedere il flesso, dove c'è il flesso, che pendenza ha la curva, tanto per farci un'idea. Allora, la derivata è quella che fa x meno 1, 3x più 1, no? X meno 1, 3x più 1. X meno 1 quadrato, no, senza quadrato, 3x più 1, 3x, quindi 3 per un terzo più 1, giusto? X meno 1, 3x più 1, x meno 1, 3x più 1. Questo fa un terzo meno 1 fa meno 2 terzi. 3 per un terzo fa 1, 1 più 1 fa 2, quindi questo è un 2, il risultato meno 4 terzi. Meno 4 terzi è una derivata, quindi triangolino della pendenza, mi sposto di 1 e scendo di meno 4 terzi, quindi è una pendenza più o meno così, un po' più ripida dei 45 gradi. Quindi una cosa tipo questa, dopodiché si fa il... Dunque, la E di Dover sono eccezioni, cose particolari che qui non ci sono, le vedremo nei prossimi esempi. Invece la R sta per raccordo. Adesso raccordiamo tutti i punti e otteniamo il grafico
della funzione che è il seguente, ok? Via! Prima che ci freghi la fine del file, passiamo alla prossima video lezione. Vai!